Oggi è martedì 23 novembre 2021, vi parlo dallo storico Palazzo Malaspina che si trova nel centro storico di San Donato in Poggio, nel comune di Tavarnelle Barberino. Insieme a me c'è il maestro Sergio Nardoni che sabato scorso, 13 novembre, ha inaugurato ufficialmente una mostra che celebra i suoi 50 anni in arte. È stata un'inaugurazione molto partecipata, c'erano il sindaco, l'assessore alla cultura e tante persone. Con la banda, noi eravamo presenti con la nostra troupe, però abbiamo rinviato l'intervista al maestro a un giorno successivo proprio perché potesse, anche in esclusiva per la nostra televisione, presentare compiutamente le tante opere che arricchiscono da oggi fino al prossimo 9 gennaio le pareti e le sale del Palazzo Malaspina. Quindi complimenti per questo eccezionale traguardo. Noi seguiamo, lo dicevamo prima dell'inizio dell'intervista col maestro Nardoni, forse il primo servizio che gli abbiamo dedicato risale al 1988, quindi sono oltre 32-33 anni fa. E anche se non abbiamo potuto seguirlo nelle sue grandi mostre a livello internazionale, laddove è stato possibile nella nostra regione, soprattutto nella città di Firenze, lo abbiamo sempre seguito e proposto ai nostri telespettatori almeno le immagini del vernissaggio. Però mi ricorda anche un servizio realizzato a Sambuca, a pochi chilometri da Palazzo Malaspina, nella sua residenza da ex fiorentino, perché da 20 anni Sergio vive e lavora in Val di Pesa. Ricordo anche un'altra bella trasmissione che facemmo insieme a Antonio Possenti lungo la Pesa, e fu una bellissima giornata di sole che ricordo ancora. Ma oggi ovviamente siamo qua per parlare della mostra Il Non Allineato, e Sergio ci spiegherà perché ha scelto questo titolo abbastanza originale e inconsueto per questa sua celebrativa mostra che ci ricorda una lunghissima e prestigiosa carriera. Molto volentieri ti rispondo, partendo appunto dal titolo della mostra. La mostra si chiama così perché fin dai tempi dell'Accademia non ci stavo a quello che era la moda dominante, cioè sembrava che non si dovesse più dipingere. Erano gli anni 70, i primi anni 70, io ero all'Accademia di Firenze, sembrava che non si dovesse più dipingere, che tutti dovessero fare i concettuali, dovessero usare altri sistemi di comunicazione, ma non la pittura. E io ero alla scuola di pittura e dicevo: ma che ci faccio io a fare? Ho fatto di tutto per cercare di capire quelle persone che mi dicevano: guarda, che oggi si parla con un altro linguaggio. Ebbene, pensate che la mia tesi di laurea l'ho fatta con un concettuale. Si chiamava, perché non c'è più, Giuseppe Chiari. E perché ho fatto questa tesi per lui? Per cercare di capire. Ma una volta fatta la tesi, lui addirittura è venuto con me alla discussione in accademia, alla discussione della tesi. Questo mi ha onorato, perché è una persona straordinaria. Ma io, nonostante questo, non sono riuscito a capirci niente di quella cosa lì. Come dire, mi è estranea. E allora ho detto: io voglio parlare a tutti, voglio parlare anche a chi non ha il codice per arrivare a quelle comunicazioni lì. E allora ecco che la pittura, che viene capita da tutti, che viene rappresentata dalle chiese alle strade, al mondo, alla Cina. Io ho fatto una mostra in Cina recentemente, ho insegnato a un'università americana, quindi ho fatto il giro del mondo, come si diceva prima, con i miei quadri e con il mio piccola conoscenza, diciamo così, ho insegnato. E adesso mi trovo qui e presento in questa mostra tutta la storia della mia vita, si potrebbe dire. Voglio anche raccontare una cosa. Prima dell'inaugurazione di questa mostra, cioè sabato scorso, io ho presentato nel cinema a 50 metri da qui, il Cinema Teatro La Filarmonica, ho presentato il film Il Non Allineato, Sergio Nardoni, Le stagioni della vita e della pittura, che raccontano la storia di tutta la mia vita. È stato molto bello, un film fatto molto bene da un regista che si chiama Riccardo Valesi. E quindi lì è raccontato, tutte le persone prima dell'inaugurazione hanno visto questo film e poi siamo venuti qui. È stata una giornata per me indimenticabile. Sulla cresta del colle detto Poggio, fra il fiume Pesa e il fiume Elsa,
Come si enuncia nelle tre pergamene dell'Archivio di Stato, prima dell'anno 1000 sorge San Donato in Loco Poce, poi detto San Donato in Poggio, la cui pieve romanica, in posizione strategica tra Siena e Firenze, divenne in seguito castello fortificato, Castrum, nel 1033, godendo di certe autonomie e costituendosi poi come libero comune, dopo essere appartenuta alla famiglia dei Conti Guidi per concessione dell'imperatore Federico VI. Entrando dalla porta fiorentina, la severa pietra alberese cinge in un abbraccio il borgo, che giace in una sonnolenza mite. Tutto è quieto. Le ultime foglie di novembre avvolgono i campi come tante sciarpe colorate tra i soli pallidi d'autunno e in un sublime silenzio. Di tanto in tanto, dalle nubi che galleggiano nell'aria, cade una fitta pioggerella che fa le foglie chiacchierine. Se ascoltiamo con un po' di fantasia, potremmo sentire narrare quei tempi delle battaglie, dei conflitti delle repubbliche rivali, delle vicende di Montaperti, di un centro vitale che da molto tempo riposa immerso nel Chianti. Oggi San Donato si risveglia dal suo lungo letargo, come albero che dalle sue radici trova il nutrimento per dare frutto, ospitando al Palazzo Malaspina, centro nevralgico del borgo, la mostra di Sergio Nardone, che con le sue opere trasmette in una lingua universale, senza anacronismi, la bellezza, poiché questa parla nelle sue tele con la poesia, che è la dimensione che in ogni tempo si rinnova come i classici, che hanno sempre una parola nuova, dei significati eterni e non reliquie avanguardistiche che con un'ironia dissacratoria si potrebbero affermare di essere prodotti di incendiari e che finiscono per essere solo dei pompieri. Ed ecco affermarsi la battaglia di un resistente, il quale, come la pietra muraria che proteggeva il borgo di San Donato dagli scontri bellici in passato, oggi afferma tenacemente a colpi di pennelli in una tensione contro l'iconoclastia moderna che crede superficialmente di costruire un linguaggio nuovo, ma suggerisce solo contenuti vuoti e senza scorza il più delle volte. Qui Nardoni, in queste tele, si riappropria dell'infinito, dove ogni sguardo si getta sull'eternità, suggerendo una realtà sempre nuova, pur rimanendo immutabile a seconda di come la contemplazione dello sguardo dell'osservatore si predisponga ad osservare l'oggetto della sua visione. Qui, nelle sale del palazzo, si respira il bello nella sua essenza, che non può essere interrogato, ma che giunge come un atto di fede involontaria in una sorta di possessione divina generata dalla meraviglia. Fiorentino, di antica famiglia toscana, Sergio Nardoni vive e lavora nel Chianti, a Sambuca Val di Pesa. Talento precoce, disegna fin da bambino e dipinge il suo primo quadro ad olio all'età di 7 anni, in casa della maestra elementare, delicata pittrice dilettante. Più tardi, nonostante la famiglia lo volesse continuatore nella conduzione della piccola azienda paterna, si iscrive all'Accademia, dopo studi assai disordinati e la pratica di molti mestieri. Allievo di Loffredo e Manfredi, risente inizialmente del clima concettuale che comincia a diffondersi in Italia alla fine degli anni 70, ma è subito attratto da altre esperienze. Conosce Bueno, frequenta Annigoni, che in occasione della sua prima mostra, tra l'altro, gli scrive: «Vedo evidenti nel suo operare un impegno e una tenacia particolari che la porteranno lontano. Intanto, l'incontro e l'amicizia con Mariuccia Carena, la vedova del grande Felice Carena, lo immette nell'ambiente artistico toscano e versiliese, Treccani, Faraoni, Degrada. La facoltà di lettere che frequenta con maestri come Del Bravo e Mina Gregori completa la sua sete di conoscenza e la sua assidua riflessione sulla storia della pittura. Infine, prende ad insegnare, prima nella scuola media statale e poi presso la sede fiorentina della Rutgers University, The State University of New Jersey. Dal 2011 ha iniziato una proficua collaborazione con la Facoltà di Belle Arti della Sichuan University of China.
Lasciata anche la scuola, si dedica esclusivamente alla pittura. Nel luglio 2020 conclude e inaugura l'opera che l'autore definisce l'opera della mia vita, il ciclo di dipinti per la volta del santuario di Santa Maria di Castellabate, Salerno, intitolata Una storia di popolo. Sei grandi dipinti che narrano la storia della statua della Madonna con il bambino collocati sulla volta della chiesa. Tutto è iniziato forse in una giornata dei primi dell'Ottocento, quando l'ululato dei venti si univa al grido del mare e le onde minacciavano la costa, mentre la gente del popolo, chiusa nelle loro case, timorosa per quel giorno creduto nefasto, nella penombra delle loro stanze sgranava i rosari e accendeva candele pregando per la propria incolumità. Mentre fuori il mare, come un mostro affamato, allungava le sue braccia a predare il piccolo borgo marino. Tutti gli abitanti, rassegnati sul da farsi per fuggire la perigliosa furia della tempesta, non ebbero altra scelta che affidarsi all'appello divino della grazia, che arrivò come un raggio di sole, placando gli elementi e da quel mare indomito, le acque mitigate dopo tanta ferocia, come l'ostrica che ci incanta col miracolo della perla, per ringraziare l'Altissimo, offrirono in dono la Madonna Lignea che il pescatore, tornato dal mare, aveva trovato nella sua rete tra i pesci, incantato all'apparire del manto celeste della Vergine. Quel giorno sicuramente fu una grande festa quando giunse sulla spiaggia della Marina Piccola con il suo prezioso carico e la statua Lignea della Madonna riempì col sorriso della grazia tutta la gente. Oggi, nella chiesa di Santa Maria a Mare, edificata in onore del lieto evento tramandato nei secoli, attraverso le pitture di Sergio Nardoni, si possono rivivere, come in una macchina del tempo, quei giorni lontani, con la loro carica emotiva che, penetrando nel cuore, mostra ciò che la fede ha fatto loro sentire attraverso un viaggio mistico, che da interiore si esterna allo sguardo di tutti in maniera chiara e assoluta in tutta la sua grandiosità. Sue opere si trovano nel Museo Nazionale del Bargello a Firenze, nelle collezioni pontificie della Città del Vaticano, nel costituendo Museo d'Arte Contemporanea del Comune di Firenze e nella collezione dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Recentemente ha eseguito un importante ciclo pittorico sull'arcone absidale del 400° Duomo di San Miniato di Pisa. Mentre per il Comune di Tavernelle Val di Pesa, Firenze, ha realizzato un grande ciclo musivo dedicato al Chianti, disteso sulle quattro facce di una struttura piramidale e installato al centro della piazza del paese, intitolato La profondità in superficie. Nel 2012, dopo la sua fortunata mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, viene insignito dal Presidente della Repubblica dell'alta onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i suoi meriti artistici, mentre nel 2015 è stato eletto dal Collegio dei Professori delle Arti del Disegno Accademico d'Onore della più antica Accademia del Mondo, l'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Ma l'avventura di Nardoni non si ferma qui. Infatti l'artista è già lanciato in un nuovo progetto con una sua personale dedicata al grande pittore americano Edward Hopper, oggi ammirabile in una intera sala di Palazzo Malaspina che prossimamente solcherà l'oceano per approdare a New York.